fatemi ecco ricominciare la registrazione, avevo interrotto. Registreremo questo seminario. Chi magari se ne va prima può chiedermi di rivederlo e manderò il link. E se avete domande specifiche per quanto riguarda diciamo, i nostri seminari, se sono di ordine generale, le potete porre in chat, nella chat che vedete qui. Se sono invece domande di ordine specifico, quindi legate proprio alla vostra azienda, vi invito poi a inviarli direttamente a Dario e a Riccardo, che poi alla fine dei loro interventi vi diranno la loro mail. Per quanto invece riguarda il Comitato Imprenditoriale Femminile, se avete domande per me, ecco, ovviamente potete scrivermi perché avete il mio indirizzo, visto che vi ho mandato le credenziali. Quindi, bando alle chiacchiere, a questo punto passo subito la parola a Riccardo che ci parlerà della Search Engine Optimization. Vai, Riccardo. Grazie Antonella, grazie mille e buonasera, salve a tutte e a tutti. Saremo tutti caldissimi, ma insomma faremo uno sforzo insieme nel cercare di comprendere questo tema importante di oggi, che arriva alla fine di un percorso in cui abbiamo toccato i pilastri del web marketing insieme. Con il punto impresa digitale e oggi appunto c'è un altro tassello di cui è inevitabile parlare, è un tassello importantissimo che è quello dei motori di ricerca. E perché è importantissimo? Perché tutti quanti quando apriamo un PC o il nostro smartphone abbiamo bisogno di informazioni, di ricercare qualcosa di importante, ma anche no, insomma, qualunque cosa apriamo il motore di ricerca e ci affidiamo completamente. È la verità di oggi, insomma. Quindi ecco, cerchiamo di sintonizzarsi e di capire invece con un'attività, quindi dall'altra parte del ponte che è Google, ci sono le imprese, ci sono le informazioni che noi stessi come utenti ricerchiamo. Quindi per questo, come diceva Antonella, oggi è importante cercare di capire un po' come funziona, come ragiona il motore di ricerca, che poi è un bot, è un piccolo robot potentissimo. Mi farò aiutare da delle slide che vi mostro. Ok, eccoci qua. Dunque, questa appunto è l'agenda di oggi, quindi cercheremo di capire come funziona un motore di ricerca, perché fare SEO, che cosa significa fare SEO. Vedremo che si può scomporre, siccome l'argomento è molto complesso, cerchiamo almeno di, come dire, distinguere due grossi pilastri, ovvero delle azioni poi che si possono fare per salire sempre un po' di più in quella classifica che è la pagina di ricerca di Google. Si fanno delle azioni on page e delle azioni off page, che significa sostanzialmente dentro e fuori dal nostro sito. E poi faremo un piccolo focus tra i vari focus che potremmo fare sulla SEO, perché ne esistono tanti, però forse il più importante, che è quello che ha a che fare con le parole chiave. Vedremo infatti che è così che capiamo che mostrarsi sui motori di ricerca è bello denso di significato strategico come tema, perché il punto qual è? Il punto è descriversi con le parole chiave migliori possibile per la nostra attività affinché il motore di ricerca ci riconosca e mostra agli utenti delle cose coerenti con le ricerche che fanno. Questo è un po' il nostro obiettivo ed è quello di essere appunto primi su Google, no? Ecco, questo non è possibile, diciamo, garantirlo, proprio perché le cose si muovono sul web. Google lo sa, è sempre in ascolto, guarda sempre quello che succede. Se arriva un nuovo sito che sembra di ottima qualità, lo inserisce nei propri elenchi, no? Quindi le cose si muovono, i linguaggi cambiano a proposito di parole chiave e quindi se c'è qualcuno che ci dovesse promettere di farci diventare primi su Google, noi non dobbiamo considerarlo, insomma, perché non è possibile garantirlo per questi motivi di natura che sono dentro un motore di ricerca.
Dunque, vediamo quindi qual è il nostro obiettivo, sostanzialmente a che cosa dobbiamo puntare con tutta la nostra intensità, al linguaggio dell'utente, proprio perché Google è quello, diciamo, la parte di fonte che non può non soddisfare, no? Cioè, dall'altra parte ci sono degli utenti che dovranno continuare a utilizzare Google, e Google è potentissimo, quindi se sceglie questo significa che la qualità la dà loro, quindi noi dobbiamo guardare al di là del ponte e provare ad ascoltare come si può parlare di un'esigenza che poi viene riscontrata nella nostra attività, di un brand che potrebbe somigliare al nostro, informazioni sul nostro servizio e sul nostro prodotto, quindi come si intercettano quegli strumenti, principalmente questi interessi, principalmente parlando la loro lingua. Quindi io devo sempre puntare da quella parte l'attenzione. Come funziona un motore di ricerca? È un motore sempre acceso che guarda i collegamenti che ci sono in tutta la rete che c'è intorno, che sono fatti di link, quindi di siti che ti mandano ad altri siti, che ti mandano ad altri siti. Ecco, Google deve tracciare tutto ciò e sostanzialmente farne un elenco. Quindi i robot scansionano il web, che è ordinato appunto tramite un sistema di link, riesce a creare un archivio virtuale e sostanzialmente prova ad avere sempre sotto mano l'indice del web, come se fosse l'indice di un libro. Facendo quello poi restituisce certi determinati risultati che solitamente devono essere utili per l'utente, per il discorso che dicevamo prima. Google non può non dare questa sicurezza di dare la verità in mano a noi utenti, no? Quindi quali sono quelli più utili? Quindi li scansiona, vede che cosa c'è, prova a mettere in ordine e dà i migliori. Quindi sostanzialmente i motori di ricerca appunto fanno questo, danno dei risultati rilevanti in base alla loro qualità o importanza. Non è che quindi ci sono degli umani che leggono quel sito e vedono soggettivamente che qualità hanno quei contenuti, no? Quindi come fa Google? Fa in vari modi. Fa, diciamo, cerca il minestrone della qualità con degli ingredienti ben precisi. Uno di questi, tanto per entrare un po' anche nel vivo, quale sarà? Sarà il traffico. Più traffico c'ha quel sito, più significa che per l'utente può essere un risultato di qualità. Quindi uno dei temi per poter crescere nel proprio posizionamento su Google è aumentare il traffico, sia attraverso le ricerche stesse, che quindi sul motore di ricerca, che poi anche in altri modi. Pensiamo alle pagine social che rimandano al mio sito. Quello è tutto traffico che agli occhi di Google ci può far comodo. Che cosa succede sui motori di ricerca? Sui motori di ricerca, quando andiamo sulla pagina, vediamo che ci sono due modalità di posizionamento. Quella di cui stiamo parlando è la ricerca organica. Quella di cui ci parlerà Dario tra poco è la pubblicità a pagamento, che sul motore di ricerca Google si identifica come Google Ads. Questa sostanzialmente è la pagina, la SERP, cosiddetta in linguaggio così specifico, è la pagina dei risultati di ricerca, quella in viola, che si compone degli annunci, di cui parlerà Dario. Qui è un vecchio screenshot, c'è in gialletto, in realtà adesso c'è scritto annuncio tutto in nero grassetto, che stanno prima dei risultati organici. Chiaramente stanno prima perché quella, come dire, è una fonte, se non la fonte principale degli introiti di Google, e quindi evidentemente fa il proprio business anche a questo modo. Qual è, per esempio, quindi una prima risposta che ci diamo? Non ce la faccio con i risultati organici emergere. Perché? Perché c'ho troppa concorrenza, perché me la devo vedere con dei portali che hanno già un traffico incredibile. Quindi tiro fuori dei soldi per vedere se riesco in quel caso a essere nelle primissime pagine, in base a una ricerca che in questo caso era libri online, ok? Quindi già possiamo così lanciarci sul tavolo delle caratteristiche, in modo tale che queste due parti di webinar le separiamo bene. La SEO è gratis, è gratuita,
questo sempre un po' per modo di dire, perché ci si lavora molto, quindi c'è il tempo da mettere a budget. I tempi sono lunghi perché il bot deve capirvi, deve capire ciò che state facendo, vi deve confrontare con la concorrenza e poi inizia a prendere in considerazione e poi magari, come dicevamo prima, il traffico comincia a salire e quindi magari si sale anche di qualche posizione, ma non è immediato. A volte passa una settimana, a volte passa anche un mese, a volte anche di più. Quindi bisogna avere pazienza e vedere un po' che cosa succede. Poi è anche vero che sulla SEO ci si ritorna. I risultati comunque, una volta acquisiti, sono durevoli, a meno che non facciamo qualche brutto errore e finiamo in una blacklist di Google perché si scopre che siamo dei truffatori con il nostro sito. Questo Google lo viene a sapere ed ecco che ci elimina dalle proprie liste praticamente, ok? Quindi non ci ripubblica più. L'altro grande caratteristica dei risultati organici è che hanno la fiducia dell'utente, cioè scommetto che comunque molti di voi scelgono di cliccare sul risultato organico almeno prima di provarci con gli annunci pubblicitari. La pubblicità, al contrario, appunto, non è assolutamente gratuita, anzi costa un bel po', ma costa un bel po' perché può essere molto efficiente, e dopo appunto ci dirà Dario in che senso, però sostanzialmente io pago, punto, faccio la mia scommessa su delle parole chiave che possano rappresentare il mio risultato e poi insomma comincia un'asta con i concorrenti, chi paga di più viene fatto vedere prima. Quindi è uno strumento che si paga, però i tempi sono brevi perché mettere su una campagna può essere strategicamente complesso, ma a livello proprio così digitale, operativo, è breve, ci si mette poco, ci si può far aiutare e permetterci ancora meno, e i risultati sono immediati. Viene pubblicata una volta che è stata verificata da Google, quella inserzione a pagamento, viene quindi pubblicata e subito abbiamo delle statistiche che chiaramente sono poi il cuore delle cose, no? Perché tutto ciò che ci stiamo dicendo significa che parte da delle analisi di tanti tipi, insomma, a partire da brainstorming umani fino a utilizzare proprio degli strumenti per la misurazione delle cose, come per esempio, tanto per dirne uno bello grosso, Google Analytics ci serve ad avere dei dati da analizzare su le navigazioni sul mio sito. Quindi sostanzialmente il motivo a cui siamo arrivati, per il quale faccio questa cosiddetta SEO, è proprio quella di cercare di influenzare la rilevanza e l'importanza di questi risultati, in modo tale che avrò quel risultato di qualità, quel traffico di qualità che poi mi garantisce ulteriore traffico, persone che parlano del mio sito di qualità e che quindi ne inviteranno altre, ok? Quindi la qualità è importante dei propri contenuti, a maggior ragione oggi, visto il proliferare esagerato di contenuti. Qua vi lancio già un altro tema, e cioè quello di se vogliamo andare sull'alta qualità perché offriamo l'alta qualità nel nostro settore, già stiamo identificando in qualche modo una specie di nicchia. Cioè andare sui motori di ricerca per fare le cose mainstream da zero è inutile, perché qualcuno ci sarà già piazzato su quel tema mainstream. Invece se io faccio una cosa particolare per delle persone che poi alla fine parlano un linguaggio particolare, almeno vado, come dire, a garantirmi, a cercare di garantirmi un po' di traffico di quella qualità che io vorrei. Ok, ce lo siamo detto. Eccoci qua alle azioni, diciamo, un pochino più pratiche che si possono fare. Come vi dicevo, ci sono delle azioni da fare sul sito, anche se il grosso sta nello strategico, qui dentro. Poi arriviamo all'operativo. Alcune azioni si fanno sul sito, alcune azioni si fanno fuori. La maggior parte si fanno sul sito e sono queste azioni on page. Sarò rapido perché su ognuna di queste insomma potremo spendere diversi minuti, però insomma questo è un webinar introduttivo chiaramente, perché insomma l'argomento è complesso, molto complesso, però senza farci paura e andando per ordine, azioni che si possono fare
riguardo il SISO sul proprio SISO. Riguardo il SISO, chiaramente deve essere mobile friendly, no? Cioè, quindi sul mio smartphone io ci devo girare con estrema tranquillità, visibilità delle cose, eccetera. Ci arriviamo. Struttura del SISO, parole chiave, sul, un tema sul quale faremo un bel focus, perché d'altronde si parla di linguaggio, velocità, immagini, meta tag, che sembra difficile, ma non lo è assolutamente, URL, che non è altro che il www. Allora, mobile, deve essere responsive, il nostro SISO è, come dicevo, visibilissimo, eccetera, perché spero che ci siamo già capiti, ma il motivo ci interessa, ed è un po' quello di prima. Voi sul sito, su un sito che non gira bene mobile, che cosa fate? Vi stufate, ci stufiamo, usciamo subito. Di quella cosa lì Google si accorge subito. Quindi noi non possiamo commettere questo errore, altrimenti il nostro sito, per arrivare ad avere traffico, che è l'elemento, uno degli elementi principali che Google guarda, devo avere un traffico che rimane, non un traffico che magari acquisisco perché sono furbo all'inizio, ma poi le persone escono subito. Perché se escono subito, là c'è una frequenza di rimbalzo, e questo è uno degli elementi che tramite Google Analytics posso vedere molto chiaramente riferito ad ogni pagina del mio sito. Se c'è una frequenza di rimbalzo alta, siamo tranquilli che Google non ci fa crescere. Quindi mobile, mi raccomando, perché questo, diciamo che il traffico si sta trasferendo sotto mobile, è chiaro. Struttura del sito. A Google devo dare qualche agevolazione a questo bot. E quindi l'agevolazione che posso dare è quella di avere a mia volta una specie di indice e di struttura molto chiara del mio sito. C'è una home page, poi ci saranno delle pagine principali, supponiamo le macro categorie di prodotti o di servizi, e all'interno di ogni macro categoria magari ci sarà ogni singolo prodotto, ogni singolo servizio. Io questo, oltre a passarlo con la struttura, lo passerò anche con le parole che rappresentano questa struttura, perché poi ognuna di queste pagine ha un titolo e in quel titolo ci sono quelle parole chiave che Google legge. Ok, quindi le parole chiave, tanto già per dircelo un attimo, se le legge nei titoli di pagina, nei sottotitoli, poi va nei testi, ok? Va, in effetti c'è sempre questo, diciamo, percorso a piramide, ok? Che Google apprezza molto, quindi io cercherò di dare una gerarchia ai miei contenuti, una struttura chiara, leggibile del mio sito. La struttura del sito, ovviamente ci deve essere la sicurezza, Google questo lo vede, quindi cerchiamo di utilizzare l'HTTPS, chiaramente, che è diciamo il risultato finale della sicurezza, della navigabilità del mio sito. Questo perché? Perché Google non vuole dare problemi ai nostri utenti, ok? E quindi non glieli darà di certo facendogli visitare un sito che non è sicuro. Quindi c'è sempre questo problema anche poi di responsabilità. Parole chiave, tanto per accennarcelo, non sono parole singole, non vi sto parlando di scarpe, non vi sto parlando di albergo e neanche di parole tecniche. Quindi appunto non andiamo poi magari troppo nel profondo, a meno che non si tratti di una nicchia che per voi è identificabile a quel modo là, con dei tecnicismi. Quindi saranno gruppi di parole le parole chiave, gli esempi che facevamo prima: scarpe artigianali fiorentine, scarpe artigianali in pelle fatte su misura. Questa è una parola chiave. Albergo a 3 stelle, colline Firenze. Questa è una parola chiave. Vedete che più la allungo e più che sostanzialmente vado a delineare la mia nicchia. Perché voglio che vengano quelle persone che cercano quelle cose lì. Perché è inutile che io faccia sportellate con quelli che hanno albergo a 3 stelle Firenze, sono piazzati lì da una vita.
perché come si diceva prima i risultati sono durevoli della SEO, quindi che voi scansiate qualcuno che ha acquisito traffico eccetera eccetera ci vorrebbe molto tempo e molta bravura anche sotto altri aspetti. Ok, quindi tanto per chiarirci e per iniziare a farvi immaginare queste famose parole chiave che poi sono quelle che appunto ci identificano nel miglior modo per il nostro miglior cliente. Almeno proviamoci ad averlo, no? Velocità. Qua è inutile che ci torni su, è lo stesso motivo del mobile. Sito che non carica, esco subito, Google se ne accorge e buonanotte suonatori. Si può usare PageSpeed, ma tanti altri tool, per cercare di vedere quanto è veloce il mio sito e vedere quali problemi ci sono. Immagini, altro tema legato comunque prevalentemente alla velocità di caricamento. Quindi comprimiamo le dimensioni delle immagini, ma anche nominiamole correttamente. Perché? Perché andiamo su Google Immagini. Google non può sapere di che cosa si tratta di quella foto là se è sempre nominata così, ok? Immagine.jpg o WP qualcosa. Quindi noi andremo a rinominarla. Questo qua che ho saltato è Canva, è uno strumento che insomma, conosciamo in tantissimi ed ha anche la funzione per comprimere le immagini. Quindi un nome descrittivo meglio, come nell'esempio che vedete, così il bot capisce, perché sempre su parole si basa l'algoritmo, e vi pesca e vi inserisce nei risultati di immagini. E quello lo sappiamo bene, a volte ci andiamo per un motivo o per un altro, ok? Questo è uno degli esempi, uno screenshot che riguarda WordPress, che è la piattaforma più utilizzata per fare siti, scusate. Vedete che c'è proprio una casella relativa alla rinominare le immagini, ok? Bene, ci siamo detti quali sono i fattori on page sul sito, del sito, andiamo fuori, perché anche questo è rilevantissimo. A volte addirittura troverete chi fa SEO ed è un professionista solo in questo senso, perché comunque è un fattore molto rilevante se lo si fa di fino. Perché che cosa significa sostanzialmente? Lasciamo perdere il secondo fattore che sono i social media, che è banale. Il primo dei due, link building, che è anche link earning volendo, quindi guadagnarseli questi link, significa andare su siti di particolare rilevanza per Google e avere dei link su quelle pagine in entrata verso il mio sito. Questo, come capirete bene, può essere anche proprio una pura tecnica commerciale, si fa una trattativa, l'influencer della situazione, insomma, fa un po' questo proprio di mestiere, no? Aspetta che voi bussiate alla sua porta per anche offrire del denaro. E qui si tratta di link building, cioè me lo costruisco. Altro tema può essere quello del link earning, quindi sostanzialmente i link devono provenire da siti autorevoli, meglio se sono più di uno, perché magari c'è l'uscita del nuovo prodotto e quindi ne parlano in più di un magazine, facciamo conto, invece di blogger famoso, ok? Se possibile essere naturali, chiaramente, anche perché si risparmia, e questo lo si fa appunto con link earning, cioè dobbiamo cercare di guadagnarci questo link. Perché? Perché magari quei magazine che seguono settorialmente il nostro mercato hanno interesse a parlare di questa novità che ha a che fare con la vostra attività femminile della situazione, ok? Quindi loro non vedranno l'ora di scoprire che si parla di questo, oppure c'ho una certa autorità nel parlare di questo aspetto artigianale perché lo faccio da tempo e mi riconoscono, allora faccio l'articolo sul mio blog, e ora parleremo anche di questo, che parla di quell'aspetto affinché, diciamo, anche le grandi marche che mi riconoscono possano fare un articolo sul mio articolo e quindi da quel loro grande sito di traffico rilevante di qualità arriva un link in entrata. Questo per Google è un aspetto molto importante, lo vede, lo traccia e per Google siete anche voi altrettanto più rilevanti di prima. Cioè, quindi il tema è questo, avere un po' della rilevanza dei terzi.
social media invece, come dire, è un po' più banale in questo senso, ma perché lo facciamo già? Spero che lo facciate già, avete già fatto l'appuntamento sui social network, avrete forse anche intuito che bene fare un bel lavoro sui social, bene accumulare pubblico lì, probabilmente è diventato il canale più rilevante sotto alcuni aspetti strategici. Non dimenticate ogni tanto i posizio soprattutto su Facebook, dove ancora insomma il link per andare sul web funziona. Inseritelo in un post con una bella foto, mettete le prime due righe dell'articolo che avete scritto sul blog, sul vostro sito, e rimandate quindi internamente anche al vostro sito per avere più traffico, e così miglioro la mia indicizzazione e il mio posizionamento relativamente a quel post su Facebook dove si parla di, in maniera qualitativa, del mio prodotto o servizio. Il blog, appunto, perché lo sottolineavo? Perché innanzitutto perché è finito il tempo delle piattaforme blog, qualcuno ha resistito, ma insomma perché è finito? Perché a meno che non si sia un influencer e quindi facciamo il blogger ed è quella il nostro mestiere, per il resto vale la pena avere una pagina dinamica sul nostro sito. Perché dinamica? Perché le altre pagine sostanzialmente avranno i loro contenuti dall'inizio, che modificherò n volte, poche volte probabilmente, perché d'altronde rappresentano la mia attività, rappresentano quello che sono, quello che faccio, e poi ci sarà la pagina contatti, e poi ci sarà la pagina news, eventi, blog, chiamatela come volete, ma è la pagina che via via rinfresco. È la pagina che sicuramente movimenterò almeno una volta al mese, altrimenti non lo faccio, come le newsletter, tanto per intendersi, no? Perché io faccio il blog? Perché? Perché è come bussare alla porta di Google ogni volta che faccio un nuovo articolo. Google si accorge che noi movimentiamo il sito, quindi evidentemente ci sono più probabilità che sia un sito di qualità in quanto è aggiornato. Non solo, ma è un aspetto molto strategico per muoversi intorno ai miei servizi e ai miei prodotti, con le parole chiave magari correlate. Perché se vendo caramelle, c'ho una gran concorrenza a fare caramelle artigianali e non riesco a emergere, magari tramite il blog parlo delle scatolette delle caramelle artigianali, in cui magari c'è meno concorrenza, e potrò emergere su Google tramite le parole chiave delle scatole di caramelle artigianali, ma attirerò del traffico che poi eventualmente potrà essere, tramite il blog, dirottato verso le altre pagine del mio sito dove si vende in effetti, ok? In più, come dicevamo prima, il blog ci dà la possibilità di condividere notizie sui social, che non è mai banale come esercizio, insomma, no? Trovare il tema di cui parlare sui social. Ecco, con un articolo di blog nuovo si può, a mio modo di vedere, movimentare il social almeno per una settimana, perché è un grande germoglio di nuovi contenuti che rimandano, se possibile, al blog stesso, così traffico, così qualità, eccetera. Ok? Altri due cosine, cioè gli strumenti appunto da tenere sempre sotto controllo mentre si fa SEO, altrimenti se non misuriamo quello che facciamo, insomma, magari pensiamo di muoverci bene, ma non ci vediamo mai in quella benedetta seconda, terza pagina di Google, dalla quarta, e allora perché? Vado a vedere perché, vado su Search Console che mi dice, per esempio, mi dà le parole chiave attraverso le quali Google mi mostra e io acquisisco più traffico dai motori di ricerca, e lì faccio il ragionamento. Poi vado su Google Analytics e vedo che genere di frequenza di rimbalzo, quello che vi dicevo prima, c'è, quanto velocemente escono da quella pagina i naviganti. Ok? Quindi mettendo insieme un po' di questi elementi sui quali non ci possiamo soffermare, però sono gratuiti, sono spulciabili. Andiamo a vedere un po' come funzionano, e sono tutti nella suite di Google, quindi basta avere il nostro login Gmail.
Andiamoli a vedere un po'. È facilissimo il settaggio tra sito e questi strumenti che si parlano, si iniziano a parlare subito e così mi accorgo anche tra le varie se sto facendo SEO in maniera sensata. Un altro modo per cercare di capire come sto andando è questo, cioè utilizzare la cronologia in incognito che in linea di massima serve a ipotizzarsi come terzo e non come Riccardo di Virgilio che Google conosce benissimo e quindi cerca già di servirmi con delle informazioni che sa che per me sono importanti, c'è la mia cronologia, il mio login, c'è la mia geolocalizzazione. Ecco, per cercare di vedersi come terzi facciamo la navigazione d'incognito, su Chrome è semplicissima, basta andare sui tre puntini a destra e la troviamo. E quello è un modo per avvicinarsi al terzo soggetto che ci visita da Milano. Google difficilmente comunque farà finta di niente della mia geolocalizzazione, ma almeno ci avviciniamo ad un punto di vista un po' più oggettivo. Parole chiave, come vi dicevo, e ho concluso e vi lascio a Dario. Ci prendiamo questi ultimi 10 minuti, proprio perché, come dicevamo, sono il ponte. E sono, diciamo, fanno parte della natura di Google che si muove su quelle, è decisivo su quelle, tra azienda e cliente. Che cosa si cerca solitamente su Google? Intanto poniamoci questa domanda: che cosa fate voi come utente? Cosa ricercate? Non ho molti dubbi perché poi insomma la letteratura parla chiaro, principalmente si cercano informazioni, si cerca il brand, ma insomma è difficile che mi metta a cercare Italy tramite Google, insomma, magari lo faccio e da un clic al volo ed entro nel sito. A volte si cerca il come fare qualcosa, e però se si cerca un'azione, insomma, difficilmente si acquista. Invece, come dire, permette più conversioni pensare al tema dell'informazione. Ok, quindi sostanzialmente vorremmo parlare la lingua degli utenti. Pensiamo che siamo un'azienda che vende finestre e quindi che cosa, come pensiamo che sia rappresentata la nostra attività? Con infissi in vetro camera. Siamo sicuri che questo potrebbe essere il linguaggio parlato dall'utente? Ecco, in questo caso dobbiamo fare dei bagni di umiltà, appunto, cercare di capire un pochino meglio che cosa potrebbe ricercare, sempre che si voglia lavorare in questo caso con il privato e non un business to business, ok? Quindi che cosa ricercherebbe un privato? Più probabilmente finestre, vetri doppi. Poi vediamo che ci sono chiaramente anche degli strumenti, oltre al brainstorming, oltre a leggere, ascoltare il telegiornale, eccetera, per stare sempre sul pezzo con il linguaggio, ci sono anche N strumenti che comunque ci dicono quali sono le parole chiave sulle quali forse è meglio scommettere rispetto ad altre. Quindi il tema è: a che cosa potrebbero essere interessate le persone, come posso creare valore per loro, e questo sta poi nei contenuti dentro il vero. Capire anche se il mio deve essere un e-commerce veloce che vende cose in scala perché le vendo a pochi euro, oppure se vendo un servizio complesso, quindi chiaramente già là, però non vi racconto niente di nuovo, se siete delle imprenditrici o delle neo-imprenditrici, il tema è che dovrete avere innanzitutto molto chiaro che cosa fate, no? Scusate l'ironia, però a volte notiamo che non è così banale, cioè a volte si è così presi dalla complessità delle cose che magari ci dimentichiamo di dire di poter dire in 3 secondi che cosa si fa. Quello è il paragone che dobbiamo fare, in modo tale che su Google sia immediata la risposta rispetto a delle domande che come utenti a Google facciamo in maniera immediata. E vogliamo risposte immediate. Che cosa fai esattamente? Faccio questa grande attività, anzi come tutti gli altri? No, così, così e così. Ok. Modo umano di procedere, che è sempre il migliore comunque, ricordiamocelo questo. Facciamo dei brainstorming. Qui poniamo che io voglia vendere vino, e quindi che cosa fai? La risposta è vino.
rispetto agli altri vediamo, insomma. Creo una lista di parole associate, magari questo potrebbe essere, questo è un suggerimento, perché brainstorming uno fa un po' come vuole, insomma, però se è ordinato meglio, perché almeno poi rimane anche un certo tipo di tracciabilità di quello che ci si dice con gli altri, con i miei soci, con i miei familiari e amici. Crea una lista di parole associate, come vedete in questo esempio. Già per esempio così ci si avvicina al tema del blog, ok? Perché già la tradizione rispetto al vino potrebbe essere un tema sul quale emergere, dove c'è un po' meno concorrenza e magari io sono bravo a dare qualità a questa relazione. Proseguo e aggiungo varianti della parola scelta, anche perché il linguaggio è vasto, poi siamo in Italia, quindi a maggior ragione sinonimi, quante ne vogliamo, modi di dire, e poi gli inglesismi, insomma, c'è tanta roba, quindi questo è proprio così, un esempio molto piccolino e banale. Si può andare molto oltre e poi iniziare a fare dei cerchi dove è lì che devo andare a puntare, ok? E poi magari aggiungo anche espressioni, se ci dà noia pensare a parole chiave, ma dobbiamo identificare anche queste come parole chiave, proprio perché si chiamano parole chiave a coda lunga, long tail keywords in linguaggio. Vino cotto ricetta, Chianti classico Gallo Nero, nemmeno tanto lunghe. Abbiamo fatto anche ricerche più lunghe su Google, se ci pensiamo bene, no? Quindi insomma, questo è sempre, in questo caso sono varianti geotarchettizzate, quindi schiacciata con l'uva toscana anche, no? Vino bianco toscano fruttato. Scegliamo magari in modo di ritagliarsi la nostra nicchia, che poi è quello che strategicamente vogliamo fare per il nostro mercato, e dire voglio un mercato non toscano che compri la roba toscana. È già una scelta strategica importante, ma sentite poi che grandi ripercussioni già ha sul linguaggio, su come mi presento e su come mi devo quindi fare intercettare da Google. Quindi, come le cerco queste parole chiave? Appunto, in questi modi qua, facendo brainstorming, poi due strumenti molto molto utili. Il primo sta dentro Google Ads, sul quale adesso vi dirà qualcosa Dario. Keyword Planner o strumento di pianificazione parole chiave, a seconda della lingua che utilizzate, sta dentro lo strumento Google Ads, che è attivabile tramite la suite di Google, sta tutto lì dentro, Google è un mondo. Ci dà una mano Google, ci fa vedere diciamo quanti sinonimi ci sono rispetto alla parola chiave sulla quale cerco di farmi dare una mano, quanta concorrenza c'è, quanto costa quella parola chiave per farci quella scommessa che vi dicevo prima e che vi dirà adesso anche Dario. Quindi quante sono le ricerche mensili rispetto a quella parola chiave o rispetto al sinonimo? Ok? Quindi già ci si avvicina a capire un po' che cosa c'è nel mondo, perché poi quello è un esercizio complesso, fare le analisi di mercato. Google Trends è un altro strumento completamente gratuito, lo potete provare anche senza login Google, eccetera. Là si presenta l'opportunità di mettere a fianco tra di loro dei sinonimi, di NTT, insomma, ci fa vedere quindi com'è l'andamento della domanda, delle ricerche rispetto a quella parola e ricerche rispetto al sinonimo in Italia oppure altrove, in alcuni periodi rispetto ad altri. Si possono mettere fino a 5 parole a confronto, ci fa dei graficini molto semplici e poi, scusatemi, ma il residuale altro, cioè tools, perché gli strumenti che si possono cercare proprio attraverso Google, che ci danno una mano a capire le parole chiave con le quali identificarsi, sono molti. Poi il punto è, ok, tutto sto lavoro sulle parole chiave, poi, come si diceva prima, è uno strumento on page SEO, quindi le andrò ad inserire in N posti sul mio sito. Devo essere sbrigativo, perché altrimenti, insomma, è complessa la situazione, ma questi sono i luoghi. Alcuni li riconoscete, H1, H2, H3, forse può sembrare complesso a qualcuno che non conosce WordPress,
ma il punto è sempre riferimento a quello, perché appunto è il CMS, la piattaforma più frequente per fare SISI, sono i paragrafi sostanzialmente del testo. Meta descriptions è molto semplice in realtà, nonostante il nome strano, sono quelle due righine grigie che trovate sotto l'annuncio in blu di Google, ok? C'è la parte in blu, che è il titolo di pagina, c'è in verde l'URL, sotto meta description lo vedete, e sotto ci sono le due righine grigie con una descrizione di quella pagina. Lì, come nell'URL che se è parlante è meglio, www.scarpeartigianali.it/pelle qualcosa, quello diciamo è un URL parlante, per Google è ancora più immediato capire che potrebbe essere un risultato di qualità rispetto a chi cerca proprio queste cose. Vanno inserite nelle immagini come, e nei contenuti multimediali, come si diceva prima, per Google Immagini, rinominare le immagini con le parole chiave, eccole qui che le inserisco, avete visto, c'era proprio la tabellina, quindi è un tema di inserimento di queste parole chiave, e poi chiaramente nel corpo del testo, dove a sua volta ci saranno titoli, sottotitoli, paragrafi, ok? I grassetti potenziali che meglio se sono dei link, cioè quindi se c'è un sistema di linkaggio interno rispetto alle pagine meglio, e quella parola in blu cliccabile è meglio se è la parola chiave. Quindi è qua che le vado a inserire in tutti questi posti, anche in altri, ma questi sono i principali. Ok, ecco perché si fa tutto questo lavoro prima, per vedere poi come va, e ci rendiamo anche quindi conto che poi questi aspetti sono modificabili, quindi se sbagliamo strada, poi ci torniamo su. Eccolo qua, il blu, il verde e il grigio che vi dicevo prima. Questo è un esempio. Vi sembra, come vi sembra? A me non piace moltissimo. Secondo me si può rivedere questo B&B Giulia Camere Autori. Che vuol dire? È già un brand Giulia Camere? Se sì, ok. Se non lo è, rispetto alle altre camere Bed and Breakfast, chi glielo fa fare a Google di farmi uscire? Tralasciamo, c'è Booking, tralasciamolo un attimo, cerchiamo di estrapolare un po' questo esempio qui e quindi traduciamolo rispetto alla nostra attività. Però già dovrei diversificare un po' rispetto a chi cerca una camera, dove, con che genere di qualità e poi come thinkingweb.net. C'è qualcosa che non torna, quindi non ho acquistato il dominio del mio sito e sono su un portale strano. Bah, poco senso. Poco senso anche questa meta tag, queste due righette grigie. Voglio dire, cosa cercherebbe secondo voi un cliente in un bed and breakfast? Voi cerchereste bed and breakfast, camere, eleganza, raffinatezza allo stesso tempo? Può darsi, io no. E poi addirittura non è anche finita la frase, quindi evidentemente questa persona che faceva questo sito non ci ha lavorato sulla meta tag. Ok, invece Google apprezza se voi ci lavorate, lo vede se non sono le due righe che di default prende della pagina del sito, per esempio, ma ci sono parole chiave che si integrano, sono correlate con il blu e il verde, quindi titoli di pagina e URL. Quindi sostanzialmente, e ricapitoliamo, che cosa significa fare SEO? Significa raggiungere il traffico di qualità, questo non ce lo scordiamo mai, quindi vedete che l'aspetto strategico è importantissimo. Quindi sostanzialmente se non abbiamo una definizione strategica del modello di business, è anche difficile parlare di SEO, di posizionamento sui motori di ricerca, che sono il primo cliente, o comunque il cliente zero, facciamo così, che dobbiamo considerare, perché noi facciamo delle belle cose, ma le dobbiamo far conoscere. Per conoscere spesso utilizziamo il motore di ricerca lato utenti. Quindi l'azione strategica, e qua concludo davvero, perché? Perché siamo noi come imprenditrici che conosciamo il settore, che conosciamo il mercato, che generiamo brainstorming per alimentare il linguaggio, il sistema di parole chiave, siamo noi che ascoltiamo la clientela e ottimizziamo, conversiamo con la clientela e con i colleghi per arricchire significati
e poi facciamo artigianali retro ingegneria, cioè abbiamo sbagliato qualcosa, torniamo indietro, su quella caratteristica posso creare un'altra nicchia, vado avanti, evolvo, eccetera, ok? Quindi ecco, questo era un po', diciamo, un'introduzione. Sì, grazie, grazie Riccardo. Ovviamente una domanda. C'è una domanda, infatti non so, hai forse in parte già risposto, però chiede Cristina Capicchi se puoi precisare il significato di meta tag. L'avevi allora, forse già un po' detto, però. Sì, sì, grazie Antonella. Ho parlato principalmente, in realtà, la definizione esatta è meta tag descriptions, in questo caso era questo quello che c'era utile, cioè appunto quelle righe in grigio di descrizione che stanno nell'annuncio Google. Come abbiamo visto c'è la riga blu, quella principale del titolo di pagina, URL, quelle sotto è la meta tag description sulla quale posso agire in tranquillità, come vi dicevo prima. Perfetto, grazie Riccardo, non mi sembra ci siano altre domande per te. Naturalmente, come ha già detto anche Riccardo, i nostri seminari sono molto introduttivi, perché l'argomento, come avete capito dall'esposizione di Riccardo, è veramente enorme. Quindi ecco, sicuramente se avete delle domande più specifiche le potete porre sicuramente a Riccardo e a Dario, poi vi lasceranno la loro mail. Io a questo punto passerei, Riccardo è stato veramente chiaro, ecco, ci dice Marta. Grazie. Mazzantini, perfetto, mi dice già subito un feedback positivo. Grazie. Grazie. Bene, io a questo punto passerei la parola a Dario, che invece affronterà la parte della, diciamo così, degli annunci e della SEM, quindi del Google Advertising. Prego Dario. Esattamente, arrivare dopo un'esposizione storicamente sempre così chiara di Riccardo sulla SEO è anche difficile, però oggettivamente diciamo che per affrontare le inserzioni, quanto detto finora da Riccardo è la base imprescindibile, perché inizio a condividere anche le slide, perché è ovvio che ci ritroviamo quindi a andare a investire, come detto prima, sui nostri contenuti. I nostri contenuti quindi devono essere già pronti, anche la parte appunto non magari interamente direttamente interessata dalla nostra inserzione. Quindi tutto il contenuto della nostra presenza online sul nostro sito deve essere già ben posizionato. Ma partiamo da una domanda. C'è chi clicca sugli annunci? So che magari la maggior parte di voi e di noi, anche come utenti magari un po' più esperti, si tende a dire di no, perché gli annunci sono particolarmente magari invasivi quando cerchiamo qualcosa in maniera generica sul motore di ricerca. Ma in realtà, diciamo, numeri alla mano, per quanto riguarda proprio Google, nel 2020, anno che tra l'altro ha visto aumentare ancora di più l'uso di tutto quello che fa riferimento al web, motori di ricerca, e-commerce, social, quindi è aumentata la presenza, almeno per quanto riguarda la fruizione, il numero di ore, ma Google stessa basa più del 90% del fatturato proprio dalle entrate pubblicitarie a pagamento. Quindi, come dire, si tratta di una fetta fondamentale per l'attività dell'azienda e, come vedremo tra poco, in realtà di facile accesso per chiunque voglia approcciarsi a questo mondo. Una premessa mi sento di dire anche che magari ci sono esperienze, scusate i rumori, del tutto differenti l'una con l'altra qui in questa stanza virtuale. Però bisogna approcciarsi alle inserzioni online sul motore di ricerca come ci si può approcciare alla creazione di un volantino. Alla fine in un volantino cosa si mette? Cosa si metteva, quantomeno? Una parte di testo molto ben visibile, assimilabile poi al titolo dell'inserzione, come vedremo tra poco, con maggior risalto, e poi progressivamente tutta una serie di informazioni sempre più precise o puntuali, o comunque per spostare l'attenzione della persona che riceveva il volantino verso quel prodotto, verso quel servizio. Ecco, alla fin fine l'inserzione online sul motore di ricerca funziona più o meno allo stesso modo. Quindi evidentemente, così come qualcuno prendeva il volantino, qualcuno clicca su questi annunci. E cosa è andato a
a favorire anche una maggiore adattabilità anche dell'occhio all'annuncio. Come vedete, e qui poi tra l'altro si è ulteriormente evoluta un po' anche il quadratino ad che vedete nella fase finale di questa piccola scala del tempo delle inserzioni, è sempre diventata un po' meno visibile, c'è la scritta annuncio in neretto, almeno nelle pagine italiane ovviamente, è diventato sempre più trasparente, non solo da un punto di vista grafico, ma anche da un punto di vista di impatto all'interno del nostro dispositivo. E qui si fa riferimento, come vedete un po' dall'orizzontalità del testo, a una visione da desktop. Nella visione da mobile, dal cellulare, vedrete come alla fin fine è del tutto identico a un risultato organico quello che si riesce, che quello che ci appare invece come risultato di annuncio a pagamento. Non c'è più praticamente nessuna differenza, se non magari chi ha avuto modo di cercare in maniera più continuativa delle chiavi di ricerca, che poi vediamo tra poco come più o meno si può impostare per quanto riguarda le nostre attività, un po' più estese, delle descrizioni non a caso, proprio perché c'è un investimento dietro, un po' più complete, come vedete proprio anche nell'ultima degli esempi portati in questa slide. È anche vero che le azioni di annunci della parte delle inserzioni a pagamento sono ormai sempre più necessarie, perché soprattutto, come diceva anche Riccardo, se si parte da zero, comunque si va a combattere su delle parole chiave magari molto potenzialmente molto competitive, molto cercate sul motore di ricerca, diventa difficile emergere con la sola presenza organica. Così, tanto per riprendere anche l'aspetto social affrontato qualche settimana fa, com'è ormai molto difficile emergere sui social con la sola presenza organica dei post fatti senza un minimo investimento anche per quanto riguarda i social media. Quindi l'azione di ads, di advertising, di investimento pubblicitario su motore di ricerca diventa una spinta ormai quasi necessaria per arrivare nel minor tempo possibile ad un risultato che possa essere questo, una maggiore visibilità della nostra home page, o nel caso di un prodotto specifico, di far emergere quello specifico prodotto o quella sezione del nostro sito, sezione e-commerce, una sezione che magari possa fare riferimento all'assistenza se ci occupiamo di servizi, quindi per velocizzare questo processo di maggiore visibilità. Giusto per rendervi un attimo conto della situazione, cercando anche hotel o albergo Firenze, che può essere la prima chiave di ricerca all'estero, soprattutto per quanto riguarda un soggiorno nella nostra città, è inutile dire che tra elementi di annuncio a pagamento e elementi organici è praticamente tutta la prima pagina di Google sia da appannaggio dei grandi portali che si occupano delle prenotazioni alberghiere. Questo perché? Questo avviene per motivo abbastanza semplice, che se da un lato nelle primissime posizioni è dovuto all'investimento pubblicitario fatto dal Booking, dai Trivago, dagli Expedia di turno, è anche vero che dal loro così vasto bacino di strutture all'interno del loro sito facciano salire anche in maniera organica, non solo grazie agli annunci, la presenza di quei siti con quella chiave di ricerca. Ma vedremo anche come è possibile un po' svincolarsi da questi predomini andando a individuare delle parole specifiche. Come diceva Riccardo, la maggior parte delle azioni che si possono fare nell'advertising sono solo affinamenti, solo dei piccoli miglioramenti rispetto a quanto già spiegato molto bene da Riccardo nella parte organica. Quindi ritroverete molte definizioni e termini che ovviamente ritornano, perché si tratta semplicemente dell'investimento che c'è dietro al miglior posizionamento del nostro sito, e ovviamente l'auspicio che vorremmo trasmettervi anche attraverso questi seminari è quello di non commettere errori. Non c'è una soluzione univoca come
diceva Riccardo all'inizio, non c'è il modo per arrivare ad essere primi su Google dall'oggi a domani, c'è però il modo per evitare di spendere e di investire male i propri soldi, così come magari un tempo era un cattivo investimento inviare dei volantini in un quartiere dove la nostra attività era o troppo distante o non vi era interesse nei confronti del nostro settore, della nostra attività, così anche, è possibile che avvenga anche sui motori di ricerca. Quindi, come appena detto, la differenza sostanziale tra SEO e SEM è esattamente questo. È la differenza tra un ranking fatto di una valutazione prettamente legata ai contenuti presenti sul sito in maniera trasversale, quindi non promossi direttamente o specificamente, contro i contenuti invece promossi in maniera molto specifica. Vedete come, pur cercando non in anonimo Camera di Commercio, dalla Camera di Commercio, appaia il registro imprese, quindi come vedete nella slide, perché è oggetto di un annuncio, quindi l'investimento fatto da chi ha promosso quell'annuncio gli è valso il sorpasso sulle ricerche organiche più prettamente in linea con le parole inserite nella barra di ricerca in alto. Quindi, come vedete, anche paradossalmente cercando una parola dove magari si aspetta già un risultato istituzionale, con l'investimento pubblicitario c'è modo di sorpassare anche quello che potrebbe essere il risultato più immediato. Ovviamente quest'oggi ci concentreremo soprattutto su Google, perché è il motore, diciamo, almeno nell'80% del mondo maggiormente utilizzato. Ci sono poi ovviamente specifiche realtà, anche se molto popolate, come la Russia o la parte del mercato cinese, che hanno altri motori di ricerca che sono rispettivamente per la Russia Yandex e per il mercato cinese Baidu, e che ovviamente bene o male si muovono in modo simile, nel senso vi è sempre quella ricerca di parole chiave, di meta tag, di contenuti quanto più assimilabili a quanto immesso dall'utente nella barra di ricerca, e quindi ciò che viene fuori dalla rapidissima indagine fatta online è sempre quanto di più collegato al testo immesso. Insisteremo su Google Ads appunto per la, diciamo, trasversalità e la diffusione, che è certamente superiore agli altri tre brand che vedete qui nella slide, e poi oggettivamente tra tutte e quattro le piattaforme anche quello che, oltre ad essersi evoluto anche molto rapidamente, ad aver sempre più integrato i tanti servizi che la G Suite ormai mette a disposizione di privati e di imprese, ha anche molto facilitato almeno l'avvio. Ecco, una cosa che mi sento di dire già ora e che magari riprenderemo anche più tardi è che effettivamente una sperimentazione, una prova, penso possiate farla rapidamente anche voi autonomamente, senza dovervi per forza affidare a un'agenzia o a un freelance. È ovvio che, se appunto trattandosi di prova, può essere magari un modo per testare alcune parole chiave che dopo un brainstorming, come suggerito poco fa nella parte di Riccardo, riteniamo essere almeno valevoli di un tentativo. Così come magari a molti di voi, dopo l'eventuale registrazione a Google My Business, che ovviamente si tratta di un'etichetta anche qui da eventualmente ricollegare in un qualche modo all'annuncio o a ciò che viene fuori dal motore di ricerca in un primo momento, magari vi è arrivata anche la famosa mail in cui vengono regalati dal motore di ricerca un certo quantitativo di euro da investire non a caso negli annunci a fronte di un piccolo investimento iniziale. Questo è un modo che ha la piattaforma per cercare di invogliare a partecipare a queste aste, e tra qualche secondo vedremo un po' come si svolgono e come possono essere affrontate, proprio per sbloccare un po' l'intenzione del potenziale investitore verso l'utilizzo di questo strumento. Ripeto ancora una volta, anche la parte di
avvio con, una, come dire, con un accompagnamento guidato da parte della stessa piattaforma Google Ads è qualcosa che davvero può essere fatto con poche decine di euro. Quindi prima di magari iniziare a fare un investimento programmato e duraturo di alcuni vostri contenuti, può essere testato in maniera abbastanza autonoma e comunque per alcuni e primi consigli siamo, come diceva anche Antonella all'inizio, sempre a disposizione. Quali sono quindi i principi chiave? Si torna sempre un po' a quelle che sono le caratteristiche di strategia che spesso riprendiamo nei nostri seminari, nei nostri webinar. Per massimizzare l'investimento, come scritto nella slide, appunto è necessario avere una strategia mirata, quindi non avviare un investimento non sapendo bene a chi vogliamo rivolgersi. Perché? Perché si tratterebbe di una spesa molto probabilmente destinata a non avere un ritorno. Segmentare, quindi individuare quelle che sono potenzialmente, almeno, i profili maggiormente in linea con il nostro prodotto, con il nostro servizio, con ciò che facciamo, con la nostra storia, qualsiasi essa sia, che possiate essere un servizio di assistenza alla clientela per software o artigiani dell'Oltre Arno, che siate rivenditori di articoli monouso o strutture alberghiere del Mugello, non c'è ovviamente distinzione all'interno di queste categorie, ma c'è ovviamente, ci sono pubblici molto differenti e alcuni di questi passaggi possono essere già fondamentali per evitare lo spreco dell'investimento fatto sui motori di ricerca. Infatti, come dire, una prima idea, un primo suggerimento che può essere legato proprio al fare un corretto investimento sul nostro Google Ads può essere quella di un po' ragionare come il nostro potenziale utente, creare la fantomatica buyer personas, quindi così un po' replicando l'andamento della giornata, iniziare e pensare che durante lo spostamento da casa, magari buon per loro che iniziano direttamente alle 9, ma magari anche anticipando di un'ora, un'ora e mezzo quegli orari rispetto a quanto scritto nella slide, ipotizzare che il trasferimento dalla nostra abitazione all'ufficio possiamo essere interessati a vedere qualche video. Quindi se la fascia d'orario pendolare o se il nostro contenuto può ed è già in un formato video, può essere posizionato attraverso Google Ads anche sulla piattaforma YouTube, così come magari invece in un orario un po' più tardo, quando siamo già nel nostro ufficio, siamo già presso la sede della nostra attività, facciamo delle ricerche magari legate a una curiosità o una certa programmazione, che possa essere un viaggio, possa essere l'individuare il concessionario e la carrozzeria autorizzata per andare a fare una riparazione alla nostra vettura o qualsiasi che sia la nostra necessità, magari non sarà subito oggetto di ricerca la mattina al momento della sveglia, ma sarà oggetto di una ricerca in un orario un po' più tendente al pomeriggio, così come poi di sicuro a ridosso del magari dell'ora di cena, oltre al comprare un qualcosa che possa essere paragonabile allo shopping, si ricercheranno pizzerie o ristoranti o strutture in grado di accontentare la nostra necessità per cena. Quindi mettere questi elementi all'interno della nostra valutazione strategica può essere già un primissimo modo per ottimizzare l'investimento che andremo a fare con la pubblicità a pagamento sul motore di ricerca. Questo proprio appunto ancor più spiegato nel dettaglio quelli che sono magari alcuni dei passaggi, quindi il controllo delle mail, come si diceva la ricerca generica su Google, la considerazione di un acquisto, la ricerca di un luogo che possa essere una partita come sta succedendo in questi giorni e il dove vederla, il dove magari mangiare e vedere la partita, e poi magari altre attività che possono essere più paragonabili a degli hobby. Questo ci consentirà quindi di individuare
attraverso un brainstorming, attraverso una discussione a più persone, perché non è ovviamente una valutazione da fare unitariamente, ma basandoci quanto più possibile su dei dati, su uno storico della nostra attività, conoscendo un po' il profilo tipo del nostro potenziale cliente o del nostro potenziale utente, qualora siate fornitori di servizi. E ovviamente poi l'esempio è molto generico, quello della slide, ma anche insistendo su un'area un po' più specifica, sapremo se magari il nostro potenziale acquirente è pendolare perché ci troviamo magari su un asse viario particolarmente di strada per chi si sposta in auto verso la piana, se ci troviamo in pieno centro e quindi rivolgeremo il nostro annuncio al turismo straniero che finalmente sta ripartendo, se invece magari ci troviamo in un'area un po' più periferica della provincia di Firenze e cerchiamo un turismo un po' più familiare perché siamo un agriturismo, perché siamo un'azienda che produce vino, olio. Già questo ovviamente non si tratta dell'unico target da individuare, ma è certamente quello maggiormente in linea con il profilo tipo del nostro acquirente. Quindi insistere su un certo tipo di profilo, così da massimizzare o da comunque intercettare completamente l'interesse della persona che con una buona probabilità sarà interessata ad aprire il nostro annuncio e a compiere anche delle successive azioni, perché anche questo è, come dire, un aspetto da non trascurare. L'obiettivo non deve essere solo arrivare in alto nel motore di ricerca e farci cliccare, ma molto probabilmente dopo che avremo fatto cliccare la persona sul nostro annuncio auspichiamo anche una successiva ulteriore azione, che possa essere l'acquisto di un prodotto, che possa essere un contatto diretto con la vostra realtà. Altro riferimento al magari al settore ricettivo, compariamo nei primissimi risultati del motore di ricerca, altro elemento che sarà posizionale, come vediamo tra poco, nei primissimi livelli della nostra inserzione, è senza dubbio un riferimento telefonico o un riferimento per poter essere immediatamente contattati, perché molto probabilmente verranno chieste informazioni o verrà conclusa magari l'eventuale prenotazione in maniera immediata tramite telefono. Quindi individuare la buyer personas e anche le azioni che potenzialmente vorremmo far fare anche sfruttando l'annuncio. Quindi appunto la segmentazione a cosa comporta allo scopo di tutto questo? Comporta una ottimizzazione anche del nostro investimento, perché non parteciperemo, come vedremo tra qualche secondo, ad aste per parole di ricerca completamente avulse alla nostra realtà, completamente strane o fin troppo competitive. Non credo che siano ormai svariati anni che nessuno pensi più di iniziare a fare un investimento su Google Ads inserendo Hotel Firenze, che è un bagno di sangue dove un click verrà certamente essere, diciamo, battuto all'asta, come diceva Riccardo prima, a chissà quanti euro, perché ovviamente quelle due parole chiave sono ormai d'appannaggio dei nomi che dicevamo prima. Però sarà importante, lo vedremo tra poco, un po' immaginare una richiesta molto un po' più lunga, ma molto più vicina a quella che è la nostra realtà. Quindi se siamo dislocati territorialmente in un territorio magari non nel pieno centro della città, già inserire colline Firenze può essere un supporto, ma anche lì immagino la competizione sia molto alta. Magari poter essere ancora più competitivi se si specifica già nella chiave di ricerca un elemento, diciamo, di ulteriore distinzione, come Colline Firenze Hotel Famiglie o Colline Firenze Agriturismo Famiglie, perché sappiamo che la nostra struttura si presta molto ad accogliere famiglie con figli o comunque gruppi con bambini, perché magari c'è tutta una serie di servizi a loro dedicati, così come invece può essere l'obiettivo quello di puntare su un turismo di lusso, perché la nostra struttura è particolarmente dedicata al lusso, ma allo stesso modo vale per la ristorazione e vale anche per i servizi. Per i servizi, se
intento è anche quello magari di far passare il potenziale cliente dalla sede, ovviamente si andrà ancora di più a, specificare, se non già nell'annuncio, immediatamente dopo, nelle famose due righe di testo di accompagnamento, il fatto di ritrovarci nella zona sud, nella zona Gavinana, nella zona nord, zona Careggi. Quindi un po' costruire su misura in base a quello che riteniamo possa essere la persona maggiormente interessata al nostro contenuto. E in questo, riprendo l'esempio fatto prima del volantino, non cambia niente rispetto al volantino. Perché? Perché il volantino, non a caso, cosa c'aveva fino a qualche anno fa? C'aveva, come detto, un titolo, un messaggio chiaro, anche abbastanza rapido, che invitava all'azione, e molto spesso c'era una piccola mappa con il pallino, con "siamo qui". Bene, il ragionamento di base è essenzialmente lo stesso. Perché? Perché ovviamente è interesse creare un contatto. Allora era diretto, ora è mediato da un sito. E se il nostro campo di battaglia diventa internazionale, e vado all'ultimo punto di questi quattro tondi che vedete davanti, cambia anche ovviamente la lingua, in senso letterale. Se ci rivolgiamo a un turismo dell'area asiatica, è ipotizzabile comunque, oltre a una sezione inglese, anche qualcosa di magari ancora più facilmente comprensibile per quel tipo di mercato. Se sappiamo di essere forti, apprezzati sul mercato russo, allo stesso modo potrebbe aiutare il creare all'interno del nostro sito una sezione in lingua, così da poter far sentire, di far comprendere ancora meglio quel contenuto a quel tipo di mercato. Quindi gli obiettivi sono il passo, cioè sono il convitato di pietra durante la nostra creazione dell'annuncio, perché se è vero che bisogna stare dietro alle parole chiave, all'individuare quale sezione del sito portare più in alto possibile nel motore di ricerca, è anche vero che deve essere già chiara fin da subito l'azione che vogliamo faccia il potenziale cliente subito dopo aver visionato l'annuncio. Può essere anche un'operazione non per forza legata all'aumento di volume di vendita, ma può essere anche un modo per ricontattare le persone che abbiamo già incrociato attraverso una vendita, attraverso una consulenza. Quindi anche su questo possiamo direzionare poi nella creazione dell'annuncio. Gli obiettivi possono essere, come vedete in questa slide, i più disparati. Dal direzionale su un e-commerce a, perché no, anche se magari non ha granché senso il rimbalzare dal motore di ricerca ai social, ma può essere anche magari maggiormente valorizzato lo stesso nostro profilo social, può essere direzionato l'utente verso l'iscrizione alla newsletter, perché magari, come succede ormai per tanti brand, dopo l'iscrizione alla newsletter viene generato un codice di promozionale, di scontistica sul successivo acquisto. Quella ormai è un'azione condivisa e utilizzata dalla maggior parte dei brand, soprattutto medio-grandi, ma perché no anche quelli un po' più piccoli, per cercare di fidelizzare l'utente, sfrutta le inserzioni per direzionarlo sulle newsletter, così da non solo incentivarlo all'acquisto con lo sconto che si va a generare subito dopo l'immissione dei dati, ma avendo immesso volontariamente, ci mancherebbe, quei dati che sono nome, cognome e email, tutte le volte che avremo delle novità le potrà avere direttamente nella sua casella di posta elettronica, così da non doverle andare più a ricercare ulteriormente nel motore di ricerca. Quindi le strategie magari un po' più a medio termine, ma che comunque generano un ritorno, seppur magari non immediato, o che anzi hanno dei ritorni continui, perché se viene fatto l'acquisto subito, bene, ma può essere anche ripetuto nel tempo. Ovviamente tutte le altre obiettivi sono quelle che potete anche facilmente immaginare, quelle che riguardano richieste informazioni, quindi, come dicevamo, magari un rimando alla scheda Google My Business, così come possono essere recensioni che possono apparire magari sullo stesso motore di ricerca, che a sua volta contribuiscono ad essere ulteriormente apprezzate, e tutte le altre cose che vedete qui nella slide.
Come detto, appunto, la programmazione dell'inserzione sul motore di ricerca è diventata progressivamente sempre più semplice. È davvero una programmazione accompagnata in ogni sua fase e anzi è completamente quasi preimpostata per certi versi. Deve essere però ben direzionata verso quello che deve essere il nostro obiettivo, perché ovviamente le necessità sono poi individuali della singola azienda, della singola impresa, del singolo privato cittadino. Come vedete ci sono molte tipologie di azioni nella parte superiore da dover far fare attraverso l'annuncio, così come sono differenti le campagne, perché non c'è solo, come vedevamo in una delle slide iniziali, la possibilità di far apparire un annuncio di tipo testuale, ma ci sono anche quelli display, che sono ovviamente quelli che prevedono un'immagine, quelli nella sezione shopping, che non ne vogliano, diciamo, ma non ha avuto molto successo sul motore di ricerca. C'è la parte video, che ovviamente dialoga a stretto contatto anche con YouTube, che si tratta ovviamente della stessa proprietà, quindi una volta che magari viene creato un video verrà poi direzionato direttamente su YouTube. C'è anche su quello, e quello magari potremo approfondire in un'eventuale consulenza, tutta una serie di facilitazioni anche già rispetto a qualche anno fa. Addirittura ci sono degli editor video molto molto semplificati che consentono, anche senza un'esperienza di montaggio video, ma di creare un piccolo spot pubblicitario animato, così da poter sfruttare anche quel tipo di campagna. Ovviamente la promozione di app, quelli che e anche la promozione a livello di località fisica, quindi può essere magari sfruttato per chi sa di avere molte ricerche da parte magari di un utente che si ritrova in un dato luogo, come può essere Firenze, per un momento, perché magari legato a un soggiorno turistico, e quindi a essere presenti attraverso annuncio di prossimità può essere anche lì un modo per poter rendere efficace il proprio annuncio. Quindi in questo, perché allora utilizzare le campagne a pagamento? Perché ovviamente è del tutto autonomo, scusate, la parte di budget da destinare. Come diceva Riccardo prima, si parla di, appunto, di un budget e di aste, perché in base al valore che viene dato a quella chiave di ricerca viene poi stabilito un prezzo, e in base a quel prezzo viene poi ovviamente scalato quell'importo dal budget che destiniamo alle inserzioni. C'è la possibilità, anche grazie all'infinita mole di informazioni ormai raccolte negli ultimi 20 anni da Google, di fare campagne marketing molto mirate, quindi la profilazione, il targeting, gli obiettivi sono possibili proprio perché ormai è presente di tutto e sono presenti dati raccolti, volumi di ricerca, trend che ottimizzano nel modo più ormai puntuale possibile il nostro investimento. Traffico di qualità, e qui si torna soprattutto alle parole chiave e alle code di ricerca a coda lunga, perché ovviamente non si metteranno parole a caso o troppo generiche in riferimento al nostro annuncio, ma andremo a cercare proprio quelle che possono essere le parole che più si adattano come un vestito alla nostra specificità. Il controllo totale delle campagne, perché un altro elemento non trascurabile è quello di poter interrompere la campagna anche una volta avviata senza problemi, e quindi dover mettere in stand by perché ci siamo resi conto che magari c'è quella parola chiave che non va bene, perché cambia la nostra necessità, perché cambia, perché spunta un evento improvviso a cui parteciperemo e che comporta un cambio di investimento all'interno del nostro budget pubblicitario. E ovviamente anche la parte del monitoraggio è senza dubbio uno degli elementi che fanno delle inserzioni sul motore di ricerca un'evoluzione non di poco conto rispetto a quanto avveniva con volantini o altre tipologie di investimento. Prima, per tracciare
magari una pubblicità sul giornale, venivano inseriti codici sconto all'interno dell'inserzione pubblicata sul giornale, così da dimostrare che era stato grazie a quello che l'utente o il potenziale cliente fosse giunto nel nostro negozio o a conoscenza della nostra attività. In questo caso, ovviamente, essendo tracciati anche se ovviamente in modo anonimo, quindi si sa il flusso, ma non si sa di preciso chi, si vede quante persone hanno cliccato da quell'annuncio e quante poi, con che percentuali, hanno completato anche il percorso immaginato al momento della creazione della nostra inserzione. Quindi, cercando di iniziare a riassumere per poi arrivare alle eventuali domande un po' più specifiche sull'argomento e ai contatti dove poi poterci eventualmente contattare, scusate già le parole, per consulenze specifiche. Google Ads è una piattaforma che consente di pubblicare campagne pubblicitarie in varie modalità, ovviamente dalla modalità search, che è quella più conosciuta e magari più immediata, a quelle via via sempre più complesse, ma che possono essere comunque efficaci e essere di supporto alla nostra attività, quindi come display, app, shopping e video. Il pagamento effettivo, come ormai immagino la maggior parte di voi saprà, o dopo aver stabilito il budget, dopo aver partecipato all'asta delle parole chiave, comunque il pagamento inizia solo nel caso in cui i clienti facciano click. Quindi se la nostra inserzione si rivela, nel caso magari più paradossale, completamente errata e riceve zero click, pur avendo destinato a quell'inserzione un budget magari di 150 euro, non viene ovviamente pagato nulla, perché non ha avuto nessun riscontro di tipo numerico per quanto riguarda i click avuti proprio su quell'annuncio. Allora, andiamo poi un po' più nella parte delle definizioni. Click, ovviamente sappiamo già tutti quello che è il suo significato, e si parla poi di CTR e CPC, che sono delle varie specifiche metriche di valutazione di conversione e di visibilità legata al nostro annuncio, che sono quindi i parametri in cui si andrà a delineare il costo specifico del nostro annuncio, che come obiettivo avrà sempre comunque la conversione, perché l'essere semplicemente primi con quelle parole chiave, ma poi per apparire come primi, ma poi non essere cliccati, comporta un non beneficio da parte del nostro annuncio, perché non c'è poi quel secondo passaggio che genera un contatto reale, diretto tra il potenziale cliente e la nostra attività. Quindi, appunto, poi nelle slide che vi verranno inviate ci sono proprio tutti i vari passaggi. Ora, visto che siamo ormai prossimi alle 4, vado leggermente più veloce e lascio ovviamente modo alle varie domande per tornare sui vari argomenti. Qui un po' in questa slide più specificato quello che riguarda un po' più nel dettaglio il costo effettivo, il ranking che va a delineare Google in base al nostro annuncio. Quindi ci sono metriche di valutazione che fanno sì che appunto il nostro, anche sulle stesse parole chiave, come si vede nella slide, venga comunque delineata una piccola classifica. Quindi il ranking dell'annuncio non tiene conto solo dell'investimento, ma tiene anche conto della, come diceva Riccardo, dell'effettiva corrispondenza, perché poi se ad esempio inizia ad essere maggiormente cliccato il secondo annuncio rispetto al primo, e aumentando quindi la valutazione del secondo annuncio, quello posto in seconda posizione, ecco, diciamo così, rispetto a quello posto in prima posizione, lo stesso motore di ricerca ricalcola un po' la sua valutazione, e se vede che quello è l'annuncio maggiormente in linea, fa avvenire il sorpasso, perché evidentemente è quello che è pienamente rispondente a quella specifica chiave di ricerca. Quindi, come qui viene spiegato ancora più nel dettaglio, come sia effettivamente la qualità
anche del contenuto a cui si fa poi reindirizzare l'annuncio sia un elemento determinante, non è solo una questione di costo, quindi rialzo del prezzo, ma è soprattutto la base della soddisfazione del potenziale cliente che trova effettivamente risposta grazie a quell'annuncio. Quindi appunto la definizione poi di budget e offerte che sono state già affrontate nell'arco di questa ora e mezzo, quindi il limite di spesa giornaliero e quindi la possibilità di anche modificare in corso d'opera il budget se si magari si concentra il nostro investimento su una specifica settimana al posto di un investimento magari lungo un mese o per ancora più tempo, con la possibilità di modificare il budget di 24 ore in 24 ore ci consente anche di direzionare al meglio possibile il nostro investimento. Questa è tutta la parte più specifica anche di tutte le varie metriche che supportano l'andamento del nostro investimento, quindi i trend del volume di ricerca, quanti dispositivi cellulari riescono ad essere connessi in quel momento. Vedete nella seconda tabella, nella secondo grafico, come infatti fa riferimento al 2015-2016, fosse ancora intorno al 50% la media delle ricerche su quell'esempio da mobile rispetto al totale, probabilmente ora si supera in media il 70-80% della permanenza dell'arrivo da mobile delle nostre inserzioni, quindi anche questo è un elemento che ci può aiutare nello studio, nella strategia del nostro advertising fatto sui motori di ricerca. Andiamo poi brevemente a una parte un po' più teorica di strutturazione dell'account, che come vedete dallo schema si delinea ovviamente dall'account, che è quello di vostra proprietà, che genera una campagna che a sua volta può aver attive più campagne di annunci, perché ovviamente chi fa magari investimenti concentrati in un dato tempo non ha modo di dover fare un'inserzione per volta, ma probabilmente farà più inserzioni perché vuole testare immediatamente il risultato di quelle parole chiave, appunto di quelle liste keyword o dei vari annunci. Quindi la strutturazione ad albero è quella che meglio rappresenta un po' i tentativi di individuazione della corretta inserzione. Qui diventa ancora più chiaro con questo esempio che fa riferimento a un'azienda che vende vino e organizza eventi, quindi ovviamente struttura le sue campagne di annunci sulle serate, farà poi una suddivisione magari in base ai vini oggetto di queste serate di degustazione, e anche poi l'annuncio finale ovviamente prende forma proprio sulla base della strutturazione di questo albero di annunci. Quindi si creano diverse campagne e gruppi di annunci per avere una visione a 360 gradi di quella che effettivamente può essere la potenzialità del nostro brand e poi anche del ritorno sulle varie singole azioni svolte, perché appunto c'è l'annuncio in alto che fa riferimento a uno specifico vino e alle serate, c'è l'annuncio diciamo intermedio, quello basato sulle parole chiave, che ovviamente fa riferimento al vino e alla possibilità di degustazione e il dove, e le estensioni all'interno di quell'annuncio sono quelle di prossimità, quelle di contatto, quindi individuazione del luogo e anche la possibilità di essere contattati telefonicamente. Ritorniamo sempre sulle parole chiave perché sono fondamentali all'interno della nostra attività di SEO e di SEM, e quindi l'individuare le parole chiave più adatte è frutto non di un suggerimento trovato online o di corsi che spiegano quelle che sono le parole chiave grazie a metodi chissà che tipo fantascientifici. È frutto della vostra esperienza, frutto del lavoro di brainstorming, frutto di
questionari magari fatti ai vostri clienti abituali che vi identificano con alcune parole che a loro volta magari sono differenti da quelle che noi come impresa pensiamo essere associate alla nostra realtà. È frutto quindi di un confronto continuo e di una definizione sempre più puntuale di quella che è la nostra realtà. Quindi il principio della coda lunga è spiegato bene in questa slide. Non basterà mettere Agriturismo Firenze come al posto magari di ASICS come parola chiave basica per la nostra inserzione, ma se aggiungeremo via via, come detto anche prima, maggiori dettagli della nostra attività, dei nostri servizi, della nostra qualità come luogo di permanenza per i soggiorni, come storicità nella fabbricazione di un dato prodotto artigiano, come migliore realtà del territorio a supportare le imprese per dei gestionali del personale. Quindi non c'è un riferimento specifico a un prodotto fisico, ma le parole chiave a coda lunga sono quelle che meglio identificano e non permettono fraintendimenti, ecco, in riferimento alla nostra attività. Quindi pur magari un po' più difficili da individuare, sono senza dubbio quelle che centreranno appieno le necessità vostre e di chi sta cercando quel dato prodotto, quel dato servizio. Quindi è una parte dell'organizzazione che richiede un po' di tempo, senza dubbio, ma che comporta poi un vantaggio strategico e organizzativo di lungo periodo, perché una volta che vengono individuate queste parole chiave che realmente corrispondono alla nostra realtà aziendale, si tratta di un piccolo tesoretto che potremo riversare sulle azioni di SEO, come detto da Riccardo all'inizio di questo webinar, ma che potremo ancor più ottimizzare per le nostre inserzioni, perché ovviamente anche il budget che verrà destinato con queste specifiche puntuali parole chiave non sarà disperso, perché è un rischio che è sempre dietro l'angolo quello di iniziare magari con budget importanti di qualche centinaio d'euro su alcune parole che noi riteniamo essere pienamente in linea con la nostra attività, e poi invece scopriamo che non vengono interpretate così da parte del nostro potenziale utente, potenziale cliente, e venga quindi alla fin fine bruciato quella parte di capitale investito su quelle parole. Quindi la qualità come parametro imprescindibile del nostro annuncio, ritornano gli elementi, come detto da Riccardo anche in precedenza, della SEO, quindi attirare l'attenzione nel titolo e quindi in grado di sintetizzare in un paio di righe quelle che sono le informazioni principali. Ovviamente l'URL, quindi la parte che fa esplicito riferimento al nostro indirizzo online, e la descrizione, che è il supporto che magari l'utente poi consulta per dire bene, ma è effettivamente corrispondente a quello che ho inserito nella barra di ricerca. Se la descrizione è fatta bene, se contiene l'azione che poi convincerà l'utente ad arrivare finalmente sul nostro sito a compiere l'azione, allora sarà stato fatto tutto nel migliore dei modi. Quindi siamo sempre nell'ottica, scorro un po' più veloce proprio perché siamo a conclusione, per dire che ovviamente non è un processo immediato di oggi per domani indovinare o creare l'inserzione più in linea con le nostre necessità. È ovviamente tutta una questione di sperimentazione, così come scorrendo anche le slide, che intanto ripeto saranno inviate per completo, così da poter seguire passo passo tutte le varie fasi anche della creazione dell'annuncio. Ci sono varie possibilità di estensione del nostro annuncio sui motori di ricerca con le azioni che riterremo essere più efficaci per la nostra realtà, perché altro elemento che penso sia abbastanza visibile e comprensibile, ovviamente a seconda delle attività da noi svolta abbiamo obiettivi differenti, non tutti l'obiettivo probabilmente di chi si muove solo attraverso il proprio e-commerce perché ha
la possibilità di vendere e spedire è completamente differente da quello dell'agriturismo, che come obiettivo ha quello probabilmente del contatto o della ricezione della prenotazione, e quindi tutta una serie di servizi accessori che possono essere pagamenti digitali o contatti telefonici diretti, che sono da inserire o no a seconda delle nostre esigenze. Quindi poi si va poi su tutte le varie specifiche estensioni del nostro annuncio, quindi qui si fa riferimento a pagine specifiche del nostro sito, se magari si vuol mettere in risalto ulteriori servizi oltre a quello direttamente oggetto della sponsorizzazione, come si vede qui nella slide ad esempio, c'è la possibilità delle estensioni di località, come si diceva prima, per far comprendere, perché magari intendiamo far pervenire il potenziale cliente e utente alla una sede fisica della nostra attività, e poi l'estensione chiamata, che sono del tutto simili anche a quella presente su My Business, in cui sia rapido e immediato il contatto telefonico. Vedete poi tutta un'altra serie di specifiche sulle varie estensioni e come possano essere sfruttate in questa dualità per i differenti obiettivi che intendiamo raggiungere. Quindi sulla colonna di sinistra, sulla parte bianca, le conversioni, quindi un mantenimento dell'utente online e un suo dirottamento verso il nostro sito, verso magari una sezione e-commerce, o sulla colonna azzurra invece il cliente che viene spinto ad un contatto diretto, e quindi chiamata, messaggio che può essere poi gestito anche attraverso My Business o magari dirottato su app di messaggistica come WhatsApp, perché magari viene inserito un numero di telefono che risponde al cellulare, che risponde alla vostra attività, ma qui poi mediamo il messaggio attraverso WhatsApp. Qui torniamo poi sui criteri di targeting già affrontati in precedenza, l'area geografica e la lingua, che fanno riferimento proprio a quanto detto una quarantina di minuti fa, nel senso che se ovviamente poi il nostro mercato è internazionale, tutto quello che è stato detto finora anche da parte di Riccardo dovrà essere o duplicato o comunque creato anche nelle lingue di riferimento del mercato che vogliamo aggredire. Perché? Perché si tratta semplicemente di un passaggio in cui consentiamo all'utente, potenziale cliente, di velocizzare la comprensione del nostro prodotto o servizio e di rendere più immediato il contatto, come dall'esempio di slide. Se un hotel ad Assisi fa campagna in Spagna, deve presupporre quantomeno una generazione di contenuti direttamente in spagnolo, così che non sia obbligato poi l'utente e potenziale cliente a dover tradurre autonomamente il contenuto, perché magari poi la lingua, perché magari poi non conosce l'italiano e quindi dovrà avere uno sforzo ulteriore da fare, e come ben sappiamo l'attenzione e la velocità di risposta è sempre un elemento sempre più fondamentale all'interno delle varie ricerche. Ho concluso, seppur un po' in corsa, anche questa ultima parte. Mi spiace di aver saltato un po' di slide, ma intanto appunto ritroverete il tutto, e come detto anche da Riccardo, l'intenzione soprattutto anche di questo appuntamento, così come quello dedicato ai social e dedicato al sito, era prettamente di avvio, di conoscenza di queste parti ormai fondamentali per l'impresa digitale, e poi per qualsiasi ulteriore approfondimento con noi del punto impresa digitale potete contattarci alla mail .impresadigitale, scritto per esteso, @fi.camcom.it. Siamo presenti sia su Facebook che su LinkedIn che su YouTube, tanto proprio per specificare tutti i vari canali dove siamo presenti. Ovviamente poi trovate anche news e informazioni sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Ora ripasso la parola ad Antonella. Ecco. Eccomi qua. Grazie Dario, ottima esposizione, assolutamente esauriente.
Vedete, il campo è veramente vastissimo e pensate che sia Dario che Riccardo hanno parlato solo una minima parte, però il nostro scopo era questo, perché appunto sono piccoli seminari, naturalmente noi vogliamo sapere la vostra opinione, vi ho messo in chat un link con il questionario di gradimento e ovviamente un link anche con la nostra pagina del Comitato Imprenditoria Femminile. Noi siamo un comitato che è appunto consultivo presso la Camera di Commercio, nel nostro comitato siedono tutte le categorie, però ecco, ci servono i vostri commenti, ci piace sapere come la pensate. So che ci sono anche imprenditori, perché noi non siamo esclusivi ma siamo inclusivi, e ho visto che ci sono anche delle iscrizioni da parte di imprenditori, come dire, dell'altro sesso, quindi questo ci fa molto piacere, evidentemente le nostre iniziative piacciono. Quindi, che dire, grazie a Dario, grazie a Riccardo, bravissimi come sempre. Noi, questo era il nostro ultimo appuntamento, programmeremo probabilmente in autunno un altro gruppo di appuntamenti sempre dedicati all'imprenditoria femminile, ma aperti anche a quella maschile, che riguarderanno il welfare, quindi proprio tutta la parte del welfare per le imprese, quindi assegni familiari, eccetera, eccetera, ma anche la parte dell'economia circolare, economia green. Quindi questa nuova scommessa, due campi molto vasti e interessanti, di cui si parla molto in questi giorni, proprio perché sono al centro, diciamo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ultima cosa, vi lascio qui in chat un link, sempre del nostro punto impresa digitale, che serve proprio a capire quanto siete digitali. Ecco, è un, diciamo così, un'iniziativa che è stata lanciata, se non mi sbaglio, insieme al Politecnico di Milano, e serve a imprenditori e a commercianti, quindi se avete voglia riempite questo form, che ci serve per capire come migliorare la digitalizzazione e l'innovazione delle nostre aziende. Quindi, che dire, mi resta solo di ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito fino ad oggi, e se avete voglia di approfondire scrivetemi, nel link trovate il link, ovviamente il mio link ce l'avete, c'è anche un telefono. E niente, grazie a tutti e buon proseguimento di pomeriggio. Grazie Antonella, grazie a tutti. Grazie Riccardo e grazie Dario. Ciao. Ciao a tutti.